Voilà, monsieur. Merci. Au revoir. Et bienvenue. Tutto fatto. Andiamo. Vedi, quello è Cristoforo Colombo. Sbarcò proprio in questo punto. Aspetta. Mr. Wright? Sì? La direzione dell'Hotel Rancho le dà il benvenuto. Qui c'è la macchina. Ah, benissimo. Pensa se Cristoforo Colombo avesse avuto un'accoglienza simile. Ma dove, monsieur? Non hai visto che eravamo lì? Paconè. Razza di incosciente, impara a stare più attento. Altro che paconè. Siamo veramente spiacenti. Vogliono scusare, siamo davvero mortificati. Spalancare così quegli sportelli. Ha ragione, è stato uno spiacevole incidente. Se vogliono accomodarsi... Pronto? Pronto, sono Douglas. Devo vederti subito. Sono stato un pazzo. Sono in pericolo, subito, ti prego. Da dove stai telefonando? Perché ti fai vivo solo ora? Sono in Rue Leclerc 23. Ho con me i flaconi. Voglio restituirteli. Corri, potresti arrivare troppo tardi. Va bene. Douglas. Douglas. Thank you.
Sei sempre più bravo, Adonis, continua. Vieni, entra prima che l'acqua diventi troppo calda. Non ci sono dubbi, l'affare è allettante. Anche se non saranno rose e fiori, convincere Williams. È un uomo strano, afflitto da idealismi, un rinunciatario, un insabbiato. Comunque, quando si ammalò uno dei miei gioielli, gli salvò la vita, vero, Scipione? Per ringraziarlo gli regalai un pavone impagliato. Era un esemplare meraviglioso. Interessante. Ad ogni modo, questo salvatore di pavoni deve essere convinto a trattare. E sarebbe meglio riuscire con le buone. I miei soci sono così interessati a questa scoperta che non si fermeranno davanti a ostacoli di nessun genere. Io capisco i tuoi soci. Ma un affare di questa portata richiede molto tempo, oltre alla prudenza e al tatto. Bisogna agire rapidamente, invece, per evitare che qualcuno ci preceda. Faremo del nostro meglio. Io conosco bene questo paese e credo di sapere come prendere Williams. Un allucinogeno con tali poteri erotici farà gola a molta gente. Perciò non sono ammessi errori. Qui se qualcuno sbaglia, paga di persona. Mr. Peacock. Ecco il mio ragazzo. T'accompagnerà a casa. Anzi, sia lui che la mia macchina sono a tua disposizione se devi andare in qualche altro posto. Grazie. Buonanotte. E badiamo di non perderci per la strada, vero Adonis? Thank you.
massacrare? Dov'è Crotz? Non lo so. Avanti, parla. Domani sera all'Hotel Rancho. A fare che cosa? Non so, non lo so. Ok, parla. Deve incontrarsi con qualcuno. Non so chi. Entusiasma questa tua Haiti. Me l'aspettavo, per te è finito da un pezzo il tempo degli entusiasmi, in ogni senso. Credevi che il calore dei tropici li riaccendesse? Sì, mi facevo quest'illusione. Un matrimonio non si salva con il turismo. Del resto non si può basare un'unione sulla buona volontà. Certo. Che fa il tuo amico? Tante cose, il medico, il biologo, l'illuso. Preparati a conoscere uno stravagante. Stravagante come? Stravagante come uno che ha tutto per avere tutto e si contenta di niente. O quasi di niente. Oh, certo che il sole non scherza da queste parti. Pensi che il tuo amico ci potrà fare da guida? Non lo so, chissà se ne avrà il tempo. Perché? È uno che si ammazza di lavoro. Sembra la casa degli Adams. Beh, un po' a sinistra lo è. Aspetta un momento. Oh, Fred, questa casa è deserta. Magari torniamo dopo, andiamo. Signora, signora. Sa dirmi a che ora torna a casa il dottor Williams? Va con me, va con me. Va con me. Questa gente non sa dire altro. Ecco. Ma dove andavi? Guarda che m'hai combinato. Gli occhi, dove ce li hai? Ero quasi fermo, non ho mai visto, no? Che ero quasi fermo. Mi usavi finiti da qui. Oh, via, andatevene via, andate. Fred, ti prego, lascia perdere, andiamo via. Ma vi dico che ne sai, dov'è? Porto fuori a voi. Madame, lui voodoo, lui magia. Madame, lui voodoo, lui magia, lui magia. Ho dovuto frenare, non hai visto? Fred, no, io no. Ma che cosa fai tu a Port-au-Prince? Williams, sei l'ultima persona che mi aspettavo di incontrare ad Haiti. Come stai? Io bene, è tutto il giorno che ti cerco. Potevi anche avvertirmi che arrivavi. Che diavolo fai da queste parti? Ti spiegherò tutto dopo. Vedi, questo cretino mi ha tamponato e... Ah, vieni, quella è mia moglie. Te la presento. Grace Williams. Williams Grace. Molto lieto. Salve. Complimenti davvero. Grazie. È molto gentile. E grazie per averci salvato dal linciaggio. No, non avete corso nessun pericolo. Questa è gente talmente pacifica. Solo un po' sfaccendata e curiosa. Ah, beh. Venga al nostro albergo a prendere un Tropicana. Questa è un'idea. Accetterei volentieri, ma devo assolutamente andare in ospedale. Ho un paio di pazienti gravi da tenere sotto controllo. La ringrazio infinitamente lo stesso, mi dispiace. Beh, capisco, certo. Senti, noi siamo all'Hotel Rancho. Perché non ci raggiungi e stiamo a pranzo insieme stasera? Allora, su, All'Hotel Rancho? Sì, l'aspettiamo, va bene? Va bene. A che ora? Beh, diciamo verso le 7, così faremo in tempo per l'aperitivo. D'accordo, alle 7 al Rancho, per il Tropicana.
Salute, dottor Williams. Ma quante cose fa lei? Ora si occupa anche di infortuni? Buongiorno. Ha avuto notizie poi dei suoi due assistenti? No, ispettore. Anzi, pensavo proprio di chiederle a lei. Uno dei due, Douglas, lo abbiamo trovato. Ah, bene. Morto, dottore. Male. Morto in modo strano. Il medico legale lo ha trovato con il sangue adulterato. Come fosse andato in acqua. Lei vuol dire anemizzato, sbaglio? Siamo poliziotti ignoranti. La sua pelle era più bianca della sua, dottore. Non avevo mai visto un morto così bianco. Veramente strano. Se ha notizie di Crotz, l'altro suo assistente, si ricordi di avvertirmi. Ciao, William. Buonasera. Buonasera. Eccomi qua. Hai visto? Mi ha smentito. È puntuale. Ai! Oh, maledizione. Ma cosa è stato? Sono stato punto. Mi brucia terribilmente. Un animale ti ha punto. Ma fate qualcosa. Ma che è successo? Ma sbrigatevi. Su. Avanti, chiamate un medico. Ai, Crasek. Portesi. Credo di aver fatto in tempo. Io ne sono certo. È una fortuna che fosse qui il dottor Williams. Non capisco. Questi ragni sono così rari, specialmente in questa zona. Sembra che non sopportino la nostra civiltà. Lei che è un esperto in materia può confermarlo. Non se ne vedono mai qui. Il loro veleno non è mortale. Comunque, la loro puntura è pericolosa, può provocare la pazzia. E come ha detto lei, è strano trovarli qui. Sempre che qualcuno non provveda a portarceli, vero? Già, proprio così. Permettami. Le farò avere degli antibiotici. Per ora riposi. Grazie. Il proprietario dell'hotel ti stima molto, eh? Sì, ha qualcosa da farsi perdonare. Dottor Williams, non so dirle quanto le sia grato per avermi, sì, salvato dalla pazzia. Non che con questo intenda sdebitarmi con lei, ma vuole essere mio ospite a cena stasera? Mi dispiace, sono già ospite dei miei amici. Beh, questo non è un problema. Ho invitato qualche persona anch'io. I suoi amici saranno miei ospiti. Se mi è permesso un parere, signori, questa sarà un'ottima occasione per gustare il lambic alla creole del nostro nuovo chef. Il lambic alla creole è la specialità numero uno di Haiti. Pare che i nativi attribuiscano a questo mollusco un forte potere virilizzante. Ah, è per questo che lo offrono a chiunque per strada. Sciocchezze! Io ne mangio da 20 anni e non mi sento affatto virilizzato. Comunque, ammettiamolo, come specialità del luogo, sono preferibili ai ragni, vero, Mr. Garner? A proposito, ho saputo che lei è un appassionato collezionista di arachnidi. Che fa, li studia, dottor Williams? Un tempo li studiavo, ma ho smesso quando ho capito che il veleno di quegli animali poteva avvelenarmi l'esistenza. C'è Garner. Da questa parte, prego. Buongiorno, dottor Martina, prego di venire a casa mia. Sì, sì. Mi raccomando. Sì, ti raggiungo subito.
Garner! Oh, caro padre! Ma che bella sorpresa! Una bella sorpresa davvero. Haiti è proprio di moda quest'anno. Pare di sì. D'altra parte, col freddo che fa a New York in questi mesi... Già. Vuole sedersi con noi? No, grazie. Ho un'idea migliore. Sa che facciamo? Festeggeremo l'incontro dopo cena. Avrò il piacere di offrirvi una bottiglia di champagne. Molto gentile, grazie. A più tardi. A più tardi, frate. All right. Thank you. Questa non ci voleva. A proposito di specialità del luogo, una cosa mi incuriosisce di questo paese. E sarebbe? Il voodoo. A me interessa tutto ciò che è magia. Il voodoo non è magia, è religione. È originario del Dahomey, nell'Africa, ed è un culto vero e proprio, il culto degli spiriti. Già, i Loa, gli spiriti intermediari di Dio. È la linfa spirituale di Haiti. Il voodoo è nato con gli schiavi e si è imposto come una reazione ribelle al cattolicesimo francese. Vuoi dire contro la religione dei padroni? Gli schiavi dicevano siamo cattolici di fronte ai padroni e siamo voodooisti quando i padroni non ci sono. Allora quello che il voodoo ha di cattolico sarebbe un mascheramento. Provocato dai cattolici. I negri trovano nel voodoo tutte le spiegazioni ai grandi misteri della vita e della morte, la protezione e perfino le guarigioni. L'amore e il piacere. Ma allora non si spiega perché normalmente viene considerato una magia nera. Si spiega benissimo, Mr. Garner. In questa religione si infiltrano facilmente maghi e fattucchiere che praticano la magia nera, stringendo un patto con gli spiriti maligni. E questi patti hanno sempre un unico invariabile epilogo, finiscono per distruggere chi li ha stretti. Bene, io mi auguro che non crediate a queste baggianate. Allora qui ad Haiti bisogna fare molta attenzione a non pestare i piedi a fattucchiere e stregoni. Non è facile. Ogni haitiano può esserlo. Non mi stancherò mai di dare questo consiglio. Per non avere guai, alla larga da queste cose. Chiedo scusa un momento. Vorrei un'informazione. Scusi, mi sa dire se il signor Gordon è rientrato? Dovrebbe essere arrivato ieri sera. Purtroppo non dipende da me. Ci vediamo sempre più di rado. Già. Renditi libero domani sera. Ma che fa, Williams? Non è che l'avrà fatto sparire qualche stregone? Io le chiamo. Comincio ad aver paura di sé. Niente, è uno scherzo. Di gusto assai discutibile, ma solo uno scherzo. Forse, come dice il dottor Williams, si è trattato di uno scherzo. Ma per quanto ne so io, la presenza di un animale sgozzato può significare che uno stregone invierà lo spirito di un defunto a colpire uno di noi. Oh, Williams, se potesse condurci a una cerimonia voodoo. Mi incuriosisce tanto. Mi dispiace, ma io non prevedevo di fare così tardi. Ah, no, senta, è responsabile anche lei della mia curiosità. Allora, Williams, sei così gentile. Mi vuole accontentare? Va bene. Se proprio ci tenete, andiamo. Ehi, Garner, lo champagne!
È a Pétionville. Scelta, dopodiché ci sarà il sacrificio del toro. Lei è impressionabile? Solo siero, lo immaginavo. È vero, ma com'è possibile? Cose che possono accadere. Quando l'uomo cerca di oltrepassare determinati limiti, lo spirito punisce. Secondo il voodoo, naturalmente.
A noi non resta che avvertire la polizia. Mi dispiace, dottor Williams, di essere costretto ad usare questi metodi. Sono un uomo d'affari e odio qualsiasi violenza. Ma il mio assistente è convinto che questo sia il sistema migliore per abbreviare una trattativa. Non ho nessuna trattativa con voi. Lo hai sentito, Murdoch? Il dottor Williams dice di non avere affari da trattare con noi. Tu che ne dici? No. Non così forte, gli farai male. Povero dottor Williams. Allora, lo combiniamo? Quest'affare? Non ho affari con lei. Gliel'ho detto. Lei è un testardo. Le do 48 ore di tempo per prendere una decisione. E non fiati con la polizia. Murdoch non ha molta simpatia per chi parla. Va meglio. Sia ringraziato, signore. E come le dicevo, la fama di certe sue scoperte in campo chimico ha già superato i confini di questa nostra piccola isola. Pensi che il mio amico Garner è venuto addirittura da Boston. Rappresenta un'importante industria chimica. C'è da esserne lusingati. Mi dispiace, signor Pico, ma come le ho già detto, ormai io faccio esclusivamente il medico. Tutti apprezziamo le sue eccezionali capacità di medico, ma questo non può impedirle, diciamo, di sistemarsi con quello che è il frutto dei suoi studi. L'industria chimica di cui le parlavo non bada spese. Mi dispiace, dovrà disilludere il suo amico. Non c'è nulla che io abbia scoperto che possa interessare la sua industria. Peccato, proprio un peccato. È doloroso vedere una persona amica che getta dalla finestra un così grosso affare. A proposito, ha saputo della morte di Douglas? Il giornale dice che il suo cadavere era bianco, come fosse di gesso. Signor Peacock, vivo in questo paese da diversi anni, come lei. E qui sono riuscito a trovare quell'equilibrio che non ero mai riuscito a trovare altrove. E vorrei mantenerlo ad ogni costo. La prego perciò di non insistere. È stato un piacere rivederla. Il piacere è stato mio. La temperatura è aumentata, dottore. Via qua, vediamo. Allora? Proprio come pensavo, non cede. Resta chiuso come un'ostrica. Forse vuole proteggere qualcuno. Probabilmente se stesso. Quello sta bluffando. Per me c'è sotto qualcos'altro. Che cosa? Porta due room. Esaminiamo la situazione. Dei due assistenti di Williams, uno, Douglas, è morto. E l'altro, Crotz, è sparito. Esatto. E se Williams si rifiuta di trattare, può anche darsi che lo faccia perché non ha più niente in mano. Giusto? Giusto. Gli assistenti, oltre al preparato, possono avergli preso la formula. E gli assistenti adesso ce n'è solo uno. C'è, ma non si vede. Ho l'impressione di muovermi come su di un terreno minato. Questi cadaveri che non hanno sangue. Tanto Douglas che quel negro morto ieri notte al Voodoo. E chi ci dice che non abbia fatto quella fine anche Crotz? Grazie. E proprio questo sarà il tuo nuovo incarico. Datti da fare. Vedi un po' di trovare
qualche traccia di Crozza, vivo o morto. Io intanto mi occuperò di Williams. A domani. Pieno voodoo. Ma secondo te è vero che quando il dio... Ah, se l'ha detto Williams. Non pensarci. Grace. Cosa? Guarda quelle sculture in lì. Madame, li passe. No. Ashti. Per bagai, acheté, li patiché. Li patiché. Fred. Madame. Fred. Fred. Madame, mais ça me dit que de belle bagaille, pas chaud, mais pour le poil tout de suite à la belle. Non, monsieur. Fred! 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 Non deve mica aver paura di questa gente. Vogliono semplicemente venderle la propria merce. Fred è scomparso. Non so, non lo trovo più. Si sarà allontanato. Qui è facile perdersi con questa confusione. Sì, però è strano. Ho come un presentimento. Non capisco, era qui con me un attimo fa. Fred non è un bambino, si calmi. Probabilmente anche lui starà cercando. Erzuli, la dea dell'amore e della fertilità. Gliela regalo, porta fortuna. La prego, Williams, faccia qualcosa. E va bene, resti qui. Vado a chiedere se l'hanno visto. Erzulli,
Quando il suo spirito sceglie una donna ed entra nel suo corpo, quella donna conoscerà il segreto della vita e della felicità. Mi dispiace, ma nessuno l'ha visto. Quella vecchia mi sembra di averla già veduta. No, non credo che in vita sua sia mai uscita da questo quartiere. Grace, io al suo posto tornerei in albergo ad aspettare Fred. No, io non torno in albergo da sola. Ma è probabile che Fred abbia fatto la cosa più logica e sia in albergo ad aspettarla. Perché non chiediamo alla polizia? O all'ufficio mariti smarriti. Williams, la prego, mi accompagni. Con lei mi sentirò più tranquilla, per favore. Come vuole, ma prima devo fare qualcosa. Vengo con lei. Salga. Dove siamo diretti? Ad Amiens. Al. Quale vu? Sono il dottor Williams. Vado a vistare dei certificati per l'esportazione. Merci. Passi. Salute. Passi. Perché i posti di blocco? Fu un'idea del vecchio Duvalier dopo i tentativi di invasione dell'isola. Buongiorno, dottore. Ciao, Pierre. Fa un po' di compagnia alla signora. Mi sbrigo in pochi minuti. Signora, se vuole accomodarsi, nello stabilimento abbiamo l'aria condizionata. Si respira meglio. Signora. Grazie. Ecco, in questo reparto arrivano le bestie da macellare e ha inizio la lavorazione delle carni. Il ciclo completo. Qui vengono agganciate e subito spogliate. Dopodiché si scelgono le parti migliori e si passa... Su. Mi scusi un momento. Prego. Era il suo segretario. E lei dovrebbe sapere perché era andato nello stabilimento, vero, Mr. Prater? Mi ascolti, tenente. Murdoch è uscito dall'albergo per andare in banca. Se è stato ucciso in quel barbaro modo, è bene che lei si affretti a scoprire il colpevole, perché siamo di fronte a un omicidio e su questo non c'è alcun dubbio. Non mi insegni che cosa devo fare. È pazzesco. Eravamo venuti qui ad Haiti in vacanza e non per essere vittime di qualche macellaio sadico. In ogni modo, io non resterò un'ora di più in un paese che non sa garantire l'incolumità dei suoi ospiti. Faccia pure quello che vuole, Mr. Prater. Ad ogni modo, non stia a scalmanarsi troppo per quel suo segretario gorilla. Conosciamo i suoi trascorsi e non era precisamente quel che si dice un ospite di riguardo. In quanto a lei, se vuole un consiglio, se ne torni in America al più presto. Buongiorno, Monsieur Philippe. Un instant, s'il vous plaît. Non, Monsieur Jérôme n'est pas là. Allô? Non, monsieur, je ne sais pas s'il revient cet après-midi. Allô? Allô, New York? Monsieur Chedley, vous avez New York au bout du fil. Parlez à présent. Torno subito, André. Allô? Rancho Hotel. Oui, Rancho. Non, monsieur Gordon est encore en communication, monsieur. Une seconde. Et me lo domanda, come se avessimo qualcosa da nascondere. Certamente che dobbiamo aiutare la polizia nelle indagini, ma io pretendo che si conduca un'inchiesta interna per accertare le responsabilità. Senta, direttore, sono io il proprietario. E ne va del mio buon nome. E anche di quello dell'Hotel Rancho. Se l'assassino non è tra voi, qualcuno l'ha fatto entrare. E io voglio la testa del responsabile, chiaro? Bene. Ciao, Robin. Che succede? Murdoch, il segretario di quel Prater, l'hanno trovata morta da me. Assassinato. Nello stabilimento? Mm-hmm. Non preoccuparti.
Troveranno chi l'ha ammazzato. Tu dici? Sei un tesoro. Come si permette? Non si usa bussare? Esca! Ho bussato, madame. Forse non ha sentito. Reclamerò in direzione. Credevo che tu visitassi gli amici solo dietro invito. È per fare queste visite che pianti in asso tua moglie? Senti, Williams, devo farti una proposta. Ti pare una bella cosa lasciarla così, in mezzo a quella baraonda? Tu dovresti essere con lei. Io credo che noi dobbiamo metterci d'accordo. Quella tua scoperta... Niente da fare. E poi sta bene attento a come ti muovi, perché non sei il solo interessato. Che cosa vuoi dire? C'è molta altra gente. Gente che non conosce mezzi termini. Grosse cifre o grosse minacce. Sì, il grassone con quel suo amico Garner, l'ho capito. Ma gli altri? Chi sono? Chi
Ti do un consiglio, Fred. Togliti da questo giro. È inutile e pericoloso. Sei in un paese meraviglioso, hai una moglie splendida. Goditi le vacanze. E piantala con queste tue arie da padre eterno. Se credi che possa abbandonare così la partita, ti sbagli. Sì? Williams, sono Grace. La prego, venga subito in albergo. Che c'è? La scongiuro, mi sento male. Un momento. Fred! Grace. Pronto, Grace. Pronto. Grace. Risponda, Grace. Thank you.
che succede? Ah, Gardner. Venga, venga pure. Ho finito. Salve. Puoi andare? Merci, monsieur. È accaduto quello che temevo. Qualcuno ci ha preceduto. Già, e ci ha rimesso la pelle. No, mio caro Gardner, questo affare non mi piace più. E soprattutto non mi piacciono i loro sistemi. E il giorno in cui lascerò questo mondo, voglio lasciarlo con tutti i miei globuli rossi. Hai trovato Croz? No, nessuno sa dove sia finito. E poi, come ti ho detto, sono fermamente deciso a ritirarmi. Quel Croz è certamente morto anche lui, come l'altro assistente. Va bene. Vuol dire che farò da solo. Però sta attento, Peacock. Non farti prendere dalla tentazione di metterti in proprio. Se vuoi restarci ancora in questo mondo. Fred, ti prego, devi portarmi via di qui. Se rimaniamo ancora un solo giorno in questa città, io sento che impazzirò. Ho avuto quegli incubi perché la notte scorsa hanno tentato di drogarmi. Mi è sembrato di morire. E poi ti ho cercato tutto il giorno. Perché sei scomparso così all'improvviso? Te l'ho detto 100 volte e te lo ripeto. Sei tu che hai proseguito. Io mi sono fermato soltanto un momento per comprare una di quelle statuette di Mogano in fondo al mercato. Tu piuttosto, invece di andartene subito con Williams, potevi continuare a cercarmi. Non cambiare le carte in tavola. Sai bene che se non era per Williams ci sarei ancora in mezzo a quel mercato. E se non era per lui, ieri sera forse sarei... Oddio. Fred, sii sincero. In tutte quelle ore. Dove sei stato? Ancora. Ricominciamo. È questa, vero, la tua buona volontà? Io per buona volontà intendevo rinunciare alle gelosie idiote. Ora davvero comincio a disperare anch'io di salvare questo disastro. Grace, aspetta. Non fare la sciocca. Sono stufa di stare qui. Capito? Se non pagano, non si consegna. Sì, Peacock. Va, va pure, caro. Chi è? Gliel'ho detto. Sono Croz. So che lei mi stava cercando per mare e per terra. Dov'è? Certo. Lei è sempre interessata a quell'affare, vero, signor Peacock? Quale affare? Non vuole che gliene parli. Ah, sì, sì. Ebbene, ho il campione e anche la formula. Se li vuole, venga subito al molo di Ivo Beach, dietro al campo da tennis, con $30,000 in contanti. Sì, verrò. No.
Mister Pico? Allora, quando avete deciso di partire? Se lei vuole partire, s'accomodi. Sei sempre il solito villano. Cosa vuoi, che questa diventi una tregua armata? Mi scusi, Williams. Un whisky. Senti, te lo volevo sempre chiedere, Fred. Fai ancora la pesca subacquea? Ricordo che eri un campione quando eravamo insieme all'università. Già. Ma anche tu col fucile subacqueo tiravi dritto. Allora, a una tregua pacifica. Tra me e Grace o tra me e te? Fred, non vorrei che ti fossi messo nei guai. Perché non accompagni Grace a fare un giro in città? Le distrazioni giovano alle tregue pacifiche, no? Maledetto grassone. Thank you.
William. Salve, Fritz. Era molto che non la vedevo. Di un po', facciamo ancora in tempo a visitare il castello? Ah, certo, certo. Si accomodi. Come vanno gli affari? Pochi turisti. Ci salviamo con l'esportazione. Ma se continua così, Monsieur Philippe finirà per chiudere. Spero che gradirà un po' del nostro rum. Sì, certo, Fritz. Siamo qui anche per questo. Rum di Haiti, il migliore del mondo. Ah, lo assaggi. Grazie. È ottimo. Sente che meraviglia questo Alexander. Magnifico. Grazie, signora. Non ti scomodare, Fritz. Posso fare io da guida alla signora. Va bene? Ma certo, dottore. Faccia come se fosse a casa sua. Vadano pure. Grazie. Prego. A che cosa serviva questa macchina? Decine di schiavi hanno consumato le loro vite sotto la frusta dei sorveglianti per far muovere questo congegno. Sudore, sangue e canna da zucchero per fare un buon rum. E chi non lavorava di buona lena finiva la sua giornata con questo strumento al collo. Mi scusi. La schiavitù è finita da un pezzo. Meno male. E poi questo paese ha un fascino unico nel suo genere. La nostra civiltà non l'ha ancora contaminato. Credo che in fondo lei sia un sentimentale. Chissà che successi avrebbe potuto ottenere nel nostro paese. Non crede, Williams? Invece di insabbiarsi in questo paradiso terrestre. Ehi, amico, avvisa il tuo padrone che qui sta piovendo rum. Forse non sarebbe sbagliato se Philip chiudesse questa baracca. Thank you.
Peccato che tu non ami per niente questo paese. Non è vero, Grace? Non lo so. Non lo so, non credo che mi abituerei mai qui. E poi... questo caldo è soffocante. L'acqua è bella fresca. Perché non vieni anche tu? Splendido, davvero. Ti piace? Sì, molto. Me lo regalò il povero Peacock quando riuscì a guarire uno dei suoi pavoni. Diceva, mi circondo di queste belle creature perché sono brutto e grasso. Qualche volta è utile avere la moglie puttana. Vestiti. Muoviti! Sei un vigliacco, Fred. Attento a quello che fai, Fred. Quello che mi hai preso è estremamente pericoloso. E non potrai mai usarlo. Senti un po', Grace. Ti sei mai domandata chi sia quest'uomo? E perché viva ad Haiti? Adesso te lo dico io. Questa specie di missionario ha scoperto una droga potentissima che stava tentando di vendere al miglior offerente. Per poi tagliare la corda con la giovane moglie di un suo amico. Non è così. Williams, questa volta ti è andata male. Bada, non provare ad inseguirmi. Allo? Che? Ma quando? Ho capito. Chiaro. Sì, senz'altro. Saluta. Chi era? Dopo ti spiegherò. E adesso vestiti, perché dobbiamo uscire. I documenti che ha trafugato il dottor Williams, si accorgerà che non contengono assolutamente nulla di quello che sta cercando. Figlio di puttana! Che ne sa lei? Molto. Il prodotto e la formula sono in mio possesso. Da dove sta telefonando? Sono disposto a trattare l'affare con lei. Se le interessa, noleggi un motoscafo al molo del casinò e mi raggiunga al mulino di Delugier, dietro al villaggio di San Marco. Ricordi di portare con sé $30,000. Va bene. In contanti. D'accordo. Sono andati al mulino de Luget. Sali. Thank you.
essere un rito matrimoniale. Interessante, vero? Resta qui a vedere, tanto in qualche posto dovresti aspettare. Devo incontrare una persona. Sì. Faccio presto. Sorpreso. Dovrebbero essere arrivati. Se tutto funziona, presto sapremo chi si è sostituito a Cross. Passiamo di qua, dottore. Faremo prima. Andiamo. Non mi fido. Chi me lo garantisce? Come faccio a fidarmi di un poliziotto che vende questa roba? Chi mi dice che sia davvero buona? Non ha che da provarla. I 30.000 dollari? No. Io non le darò neanche un cent se prima non sono sicuro che è quello che cerco. Mi occorre una siringa. Vieni, Grace. Grazie della telefonata. Tutto come previsto. Benissimo. Non ci rimane altro che andare a vedere come ha funzionato la nostra esca. E chi è rimasto nella trappola? Ho dato a Fred un sonnifero al posto della droga. Ma come ha fatto a capire che Croz non era il colpevole? Croz può essere colpevole di una sola morte. Già, quella del suo collega Douglas. Infatti, lo trovai assassinato all'Hotel Rancho la sera che seguì Prater alla ricerca di qualche indizio. I nostri periti hanno sempre parlato di droga senza mai riuscire a scoprire la vera causa di quelle morti. Che cos'era che le provocava? Una sostanza che distrugge l'emoglobina nel sangue. Allora è tutto chiaro. Douglas e compagni non lo sapevano e sono stati i primi a pagare. Non muoverti, Marvè! Sei stato ingenuo. Ti sembrerà strano, ma Robin lavora per me. E le donne parlano. Lo so. Perciò ho detto a Robin che sarei venuto qua e ne ho fatto il mio portavoce. E tu ci sei cascato. Ma non ti servirà a niente. Non potrai raccontarlo! Prendo la pistola.
Ti ha detto. Peccato. Haiti sarebbe stata meravigliosa. Attention, dernier appel. Pan American, vol numéro 612, de Port-au-Prince à Miami. Embarquement immédiat. Bye.